Siamo con mister Alessandro Bruno, secondo 0-0 consecutivo. Come l'ha vista oggi la partita? È una partita difficile, il giorno di ritorno, adesso le partite sono tutte così rognose, però noi credo che comunque al di là di tutto abbiamo fatto una buona gara, abbiamo fatto degli errori, ci sta, per una squadra che vuole sempre proporre e giocare a calcio l'errore ci può stare, però comunque i ragazzi hanno dato tutto, sono contento, proseguiamo la striscia positiva, sì è vero abbiamo pareggiato, però comunque secondo me abbiamo fatto una buona gara su di un campo molto difficile, perché il campo nostro sì è vero che giochiamo in casa, però comunque il campo è sempre ai limiti della praticabilità per noi che vogliamo sempre proporre e fare gioco. Nel primo tempo l'aggressività del Sora sui portatori vi ha messo in difficoltà, l'abbiamo visto anche un po' arrabbiata in alcune circostanze in cui forse avete perso palla troppo facilmente. Sì, un paio di volte lì sulla sinistra abbiamo perso, ci hanno breccato un paio di volte, ma ci sta perché comunque loro sapevamo che è una squadra che faceva dei duelli la cosa principale, quindi abbiamo perso lì, dovevamo essere un po' più veloci e rapidi, ma vi posso assicurare io che ci ho giocato su questo campo, veramente rapido e veloci non si può giocare perché la palla ti rimbalza male, ti scorre male, prima di fare un passaggio devi fare 10 tocchi e per noi che giochiamo un calcio propositivo e veloce a tratti veniamo penalizzati. Comunque, anche se nel secondo tempo non ci sono state così tante azioni, comunque abbiamo visto un Notaresco un po' più motivato rispetto al primo tempo, forse un po' più deciso di portare a casa la vittoria. Ma sì, noi perché volevamo vincere questa gara, ci abbiamo messo tanto, siamo andati oltre le fatiche, abbiamo qualche assenza, però comunque devo dire che i ragazzi si sono impegnati tutti, hanno fatto una buona gara, co al cospetto di una squadra che comunque sapevamo che veniva qui per cercare punti, che è una squadra rognosa e difficile, e il girone di ritorno saranno tutte così. Ecco, il punto sugli infortunati, come siamo messi? Ma credo bene, credo che Di Bartolo a breve rientrerà e poi dopo abbiamo solo forse Francofonte, dobbiamo controllare bene che cosa sia fatto, ma è una cosa di poco conto.